Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. Siamo a Cologno, 14 aprile, dei militanti e cittadini si ritrovano qui per dire no a un'iniziativa del sindaco di questo paese che ha deciso di pagare un gruppo di rievocazione storica però della Germania nazista in prossimità del 25 aprile. Qui le truppe naziste qui a Cologno non sono state molto presenti se non in occasione dei rastrellamenti che hanno fatto nelle case per deportare operai della Falck in particolare. Quindi il fatto di rievocare un campo nazista qui è un'offesa alla città, insomma, è una cosa veramente che ci ha colpito tutti quanti molto negativamente. Soprattutto a ridosso quelli che sono i valori del 25 aprile, che rappresentano una religione civile. Il 25 aprile penso che sia per gli italiani, no? L'assessora alla cultura ha sottolineato il valore didattico di questa iniziativa, secondo me dimenticando che quando parli di didattica devi stare molto attento, nel senso che la didattica non può essere un campo militare di 15 persone volontarie vestite in divisa con la cucina da campo, se poi ai bambini non viene spiegato il contesto storico. Questa iniziativa è nata scegliendo di rappresentare l'esercito occupante. Il punto sta proprio qui, sono campi militari, che cosa ci interessa vedere come funzionavano, che cosa mangiavano i militari al rancio, come funzionava la loro radio, se tutta questa macchina era una macchina di guerra al servizio della Germania nazista per fare stragi. Uno Stato civile non può finanziare organizzazioni che fanno rievocazioni che nulla hanno di storico e di ricordi di quella che è stata la lotta della liberazione antifascista da parte dei nostri partigiani. Cologno Monzese ha avuto 9 deportati e solo per il loro rispetto è doveroso non solo non accettare questo genere di cose, ma reagire quotidianamente e scendere in piazza fino a quando ce ne sarà bisogno. Siamo qua anche per ribadire il fatto che non è stata revocata, ma è stata solamente spostata a giugno. La nostra intenzione non è spostarla un altro giorno, ma come abbiamo anche scritto su altri cartelloni, né a giugno né mai. C'è la possibilità che Salvini sia chiamato a guidare un governo, comunque questa ipotesi è sul campo. Una delle dichiarazioni di Salvini è stata quella di chiudere i centri sociali. Secondo lei c'è il pericolo che in futuro l'antifascismo venga represso, venga considerato come una forma di violenza addirittura? Il Sesto San Giovanni è qui attaccato a noi, il Sesto San Giovanni è medaglia d'oro alla resistenza, è sempre stata governata dalla sinistra, è arrivata al governo la destra. Il prossimo 25 aprile la medaglia d'oro alla resistenza e l'ampi di Sesto San Giovanni non parteciperanno a nessuna iniziativa proposta dal comune, che li ha già ostraggiati subito, immediatamente, per cui sta già accadendo. Quest'anno, solo nell'anno trascorso, hanno chiuso la scuola di italiano per stranieri certificata, approvata da tempo, funzionante benissimo, e diversi provvedimenti che fanno chiaramente leggere dietro una politica escludente, non di inclusione, ma proprio di, sì, possiamo dire assolutamente di destra, per cui si vuole avere un consenso su una base molto ristretta, ma forte, agguerrita, che non ragiona, ma usa più che altro la forza. Io reputo, questa è una mia opinione, che una parte della Lega è fascista, punto. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine,
Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Che cos'è per lei il fascismo? Cosa direbbe a chi ci ascolta su che cos'è il fascismo e perché bisognerebbe combatterlo? Ordine, famiglia e polizia. Io sono del 1929, quindi la guerra è cominciata che avevo 11 anni e finita che ne avevo 16. A quell'epoca avevamo, se non avevamo in casa qualche persona socialista, liberale, che ci dava un modello, dei modelli diversi, noi eravamo immersi completamente in una cultura fascista. Io ho fatto la piccola italiana, la giovane italiana, a quell'epoca quando venne la liberazione, noi eravamo ancora convinti che tutto quello che avevamo vissuto fosse il bello, il giusto e l'unico modello possibile. Quindi per noi è stato poi il rientrare in una realtà, renderci conto che eravamo stati imbrogliati, è stata una ferita grossissima da cui siamo usciti in tanti con le ossa peste veramente. Ricominciare a credere in qualche cosa è stato difficile. Mi arrabbio particolarmente quando appunto si ripropongono cose di questo genere, proprio perché vuol dire non aver capito niente e non voler imparare niente. La risposta oggi di Cologno Monzese, con decine di persone in piazza, è fondamentale e ci lancia un messaggio preciso. Quello che è stato rinviato il 22 aprile non deve accadere neanche il 9 giugno. Fronte Popolare c'era ieri, c'è oggi e con tutti gli altri colognesi che resistono sarà presente anche nelle prossime settimane a ogni chiamata antifascista.